my name, and I'm already there. You don't need to write it in the sky, baby. Call my name, and I'm already there. You don't need to write it in the sky, baby. Call my name, and I'm already there. You don't need to write it in the sky, baby. Call my name, and I'm already there. You don't need to write it in the sky, baby. Caro Presidente, una scelta un po' coraggiosa, perché un momento dove l'Italia avrebbe bisogno del fosforo, noi ci mettiamo col calcio, e quindi apprezziamo questo ingresso. C'è una memoria storica della nostra Carinata che penso che Giovanni Parente può rappresentare in qualche modo, ma anche il sindaco, perché Carinaro in qualche modo è stata sempre vicino al calcio. E quindi io ti chiedo in diretta, prima di iniziare a conoscere questi campioni, il massimo livello calcistico che Carinaro ha toccato, in che anno e in quale categoria? È stata la promozione dall'allora del Napoli, che era la nostra avversario, però dalla velocità. Mi fa quanto per citare una cosa, però quello è stato il massimo livello calcistico come categoria, perché ha fatto la promozione a Carinaro, non è alla nostra portata come dimensione, però si è arrivato, però diciamo che forse il massimo livello agonistico è stato nell'anno precedente, quando a Carinaro avevamo due prime categorie, i ricchi e i poveri, dicevamo noi. I ricchi erano loro che vincono il campionato e i poverelli eravamo noi. Ed era uno scontro più politico che calcistico. Poi la storia è cambiata. E mi piace ricordare che in un derby facendo forse un gol, non è più bello l'altro. L'hai fatto tu. Un 3-2 al 90esimo, lo messo all'amoro. Ma l'ha già ricordato, perché loro con 7 anni quindi questo poi siamo con Pino Guerrera, vincitore del premio Alighiero Noschese. Sì, il primo premio che ha dato la possibilità alle giovani generazioni di cimentarsi in questo campo, sempre secondo me tra le tipologie dello spettacolo sempre vive e belle, perché fin quando ci sono dei personaggi c'è sempre chi è disposto a fare il verso, l'imitazione, la gag di questi personaggi. Il tema di questa serata era la presentazione della giovane squadra di calcio. Io ricordo che qualche anno fa a Canale 34 con Alan De Luca ed altri amici cabarettisti di successo facevo il verso a Ferlaino, presidente del Napoli, in questo caso direbbe: bisogna fare un grande auguri a questa squadra di calcio in un momento in cui l'Italia avrebbe molto più bisogno del fosforo. Comunque auguri lo stesso e buonasera a tutti. Grazie. Io inizio dal capitano Musto Raffaele. Noterete una sua somiglianza al noto cantante Raff, nel senso che Lello Mattiello ha preso così come principio un accordo che qualora tu nel calcio non dovessi fare, ti mandiamo a cantare qualche cosa. Poi c'è il vice capitano che è Peppino Ferraiolo, detto quanto detto. No, mi viene la chiusa. Vincenzo Turco. Rosario Fusco. Rosario Fusco, poi c'è Agostino Conte. Siamo
parliamo con l'assessore alle politiche sociali Giuseppe Barbato. Un commento sulla serata appena trascorsa. Un commento sicuramente positivo, perché aggregare tanti giovani in questi attimi di disgregazione sociale, credo che sia una cosa positiva per Carinaro. Mi compiaccio con il presidente e con tutti gli amici che stanno collaborando per la nascita di questa squadra, quindi diciamo che Carinaro ancora una volta riprende quella che è la sua vocazione sportiva, organizzando una bella squadra di calcio. Siamo col sindaco Mario Masi, che in passato ha anche giocato nel Carinaro. Sì. Ci racconti la sua esperienza? Ma la mia è stata un'esperienza, voglio dire, amatoriale, non ho esercitato, però voglio dire, come tutti i ragazzi dell'età giovanile, mi piaceva il calcio e quindi mi sono sempre dato da fare. Ho fatto vari tornei, tutti i locali, zonali, cittadini, tornei di rioni, di bar, e poi ho avuto un'esperienza come presidente onorario di una squadra famosissima attorno agli anni 80, come dicevo durante l'assemblea qui, che ha avuto un momento forse il più glorioso della storia calcistica di Carinaro, perché abbiamo avuto esperienza sia di seconda categoria, di prima categoria e anche di promozione, quindi ci fu un periodo attorno agli anni 80 in cui per 6-7 anni non si faceva altro che parlare di Carinaro, di questa piccola realtà che faceva i campionati di promozione andando ad affrontare anche città molto grosse, importanti. Il calcio mi è rimasto, come dicevo sempre, nel cuore, e quindi io sono riconoscente, plaudo a questi dirigenti che hanno rotto gli indugi e hanno riportato l'interesse per questo sport, che forse è il più popolare del mondo e che probabilmente servirà a tenere uniti anche tanti ragazzi e giovani per tentare di distogliere dalle cattive abitudini. Siamo con il mister Silverio Cottuno. Allora mister, innanzitutto, su cosa ha strutturato la creazione di questa squadra? Quali caratteristiche hanno i giocatori che ha selezionato? Tecnicamente ci sono dei bravi giocatori, poi ci sono dei ragazzi che sono alle prime armi e quindi hanno margini di miglioramento, e quindi dobbiamo lavorare più su questi ragazzi qua. L'esperienza in questi campionati è fondamentale, anche perché l'esperienza ti dà quella, quasi quella serenità, quella cosa di stare in campo, cercare di giocare, sapere nei momenti difficili, meno difficili, come comportarsi. Quindi io sto lavorando anche psicologicamente sui ragazzi e farci capire questo tipo di campionato. Siamo col segretario Nicola Turco. Qual è il clima che si respira intorno alla squadra? Clima goliardico, divertente, pieno di entusiasmo, e questo è quello che vogliamo portare nel campionato di seconda categoria con questa esperienza: entusiasmo, voglia di fare calcio e avere rispetto per lo sport e per gli avversari. Noi portiamo l'entusiasmo, portiamo la voglia di avere di nuovo una squadra che varca i confini, quindi esce fuori dai ponti, come qua diciamo a Carinaro, e che porta, come ho detto nella presentazione prima della squadra, porta quel leone che è sullo stemma ad essere conosciuto fuori. Siamo col vicepresidente Alfonso Bracciano. Allora, stasera la presentazione della squadra del Carinaro non è però un punto d'arrivo, giusto? No, anzi, questa sera è il punto d'inizio. Guarda, prima della presentazione della squadra, dietro all'organizzazione, l'iscrizione al campionato, l'organizzazione dei dirigenti, c'è un grande lavoro. Quindi questa sera è il punto d'inizio di una nuova avventura calcistica che riportiamo a Carinaro dopo 5 anni di assenza assoluta del calcio. Guarda, l'idea di formare una squadra nasce quasi per gioco. Un pomeriggio di questi ci cimentavamo e ci inventavamo la nascita di questa polisportiva, e dopo 2 mesi l'idea e il sogno diventa realtà. Siamo con Lello Mattiello, presidente della polisportiva di Carinaro. Innanzitutto ci spieghi questa società che nasce nel nulla praticamente e poi sta diventando man mano sempre più grande. Questa è una cosa che è nata per niente, per gioco. Voglio dire, non sarei riuscito da solo a fare quello che abbiamo fatto e dove siamo arrivati. Cosa si sente di dire a chi scenderà in campo?
al di fuori di fargli un grande augurio, poi ho fatto una battuta: chi non gioca me lo porta a lavorare a Milano, tutto qua senza problemi. Però io penso, sono tutti ragazzi giovani, tutti ragazzi, voglio dire, con tanto entusiasmo, tutti ragazzi, io penso che faremo grande cosa quest'anno, faremo grande cosa, noi puntiamo a vincere il campionato, questo è fuori discussione. Poi man mano vedremo come vanno le cose e ci regoliamo di conseguenza.